Salve. Sì, sono Philippe Leroy. Forse ricorderete, in questo magico luogo, qualche anno fa, ho avuto l'onore di interpretare la vita del grande Leonardo da Vinci. Stanno ancora cercando la sua perduta battaglia d'Anghiari, un grande affresco che Leonardo dipinse mischiando il colore con la cera. Per farlo asciugare fece accendere dei grandi braccieri. Purtroppo con il calore la cera si squagliò e l'affresco venne perduto. Ma l'avete riconosciuto, siamo nel grande salone dei 500, dove i medici ricevevano l'omaggio dei grandi del mondo. Ma qui accanto c'è un ambiente ancora più interessante. E questo stanzino, che a Firenze compendia in sé tutta l'eccellenza del genio fiorentino. Qui è raccolto il meglio del sapere e del saper fare, della scienza e dell'arte, della manualità più sapiente e della ricerca più astratta. È il studiolo del Granduca Francesco I, un luogo segreto, appartato, anche se confina col grande salone dei 500. Intorno al 1570 Francesco aveva riunito qui tutta la sapienza del suo tempo, tutte le capacità degli artigiani e degli artisti fiorentini. Il principe voleva raccogliere l'eccellenza della ricerca che produceva minerali artificiali, essenze profumate, distillati liquorosi e vini pregiati. Qui custodiva libri rarissimi e preziosi e anche l'oro, le stoffe e le pietre preziose. A Francesco forse mancava solo la diavoleria della fotografia. E poi a Firenze la ricerca sempre impegnato la testa dei fiorentini, da Leonardo al grande Galileo che scrutava il cielo col suo celebre cannocchiale. Molti sono i fiorentini che hanno onorato la scienza. Nella tribuna di Galileo, alla Speccola, troviamo le loro storie. Da questo concentrato di sapienza artigiana, di scienza e di ricerca raffinata, sono nate le imprese storiche fiorentine. In ognuno di esse ritroviamo quella insuperabile eccellenza che il Granduca Francesco volle raccogliere intorno a sé, affidando ad abili artigiani il suo sogno di trasformare il mondo.